Il 22 luglio partirà il piano sosta e negli uffici di MOV sono giorni di fuoco. Sono tantissime le persone, faentine e non, in fila per pagare la tassa per parcheggiare. Gli abbiamo chiesto un parere. Lei abita qui in centro, cosa ne pensa di questo piano sosta? Ma diciamo, per salvaguardare il piano sosta, per salvaguardare il centro è un'ottima idea, forse gli esercenti sento che sono contrari, però anche Bologna nelle grosse città è così da anni, io lavoro a Bologna quindi conosco bene, ma come tutti i processi di cambiamento bisogna pian piano adeguarsi. Ecco. Lei verrà a pagare quindi? No, io abito in centro, ho il garage, pagherò una quota minima, quindi diciamo che sono fra i fortunati. Appena ho finito di pagare il piano sosta, quanto l'è costato? Niente, perché ho il piccolo e entro l'anno è gratuito. E lei cosa ne pensa di questa iniziativa? Spero di trovare il parcheggio, perché sono residente in centro e quindi spero di avere qualche parcheggino in più. Però in generale secondo lei aiuta o no questo centro storico? Secondo me sì. Sono favorevole. È venuta a pagare il piano sosta? Come sta andando questa fila interminabile? Male, e poi per chi lavora all'anno 325 mi sembra che sia troppo. Quindi lei non è residente in centro storico? Sono residente ma lavoro in centro storico. E spera di trovare parcheggio? Sì, perché mi hanno detto che io posso parcheggiare dappertutto dal momento che ho l'abbonamento, così adesso vediamo. Quindi un po' meno di un euro al giorno? Cava il medico di torno. Ma secondo lei aiuterà o no questo centro storico? Secondo me lo fa morire, lo farà morire completamente, perché la gente va ai centri commerciali fuori. Basta, non ho nulla da dire. Lei ha appena pagato il piano sosta, è residente in centro? Sì, sono residente in centro, però ero venuto qui per chiedere informazioni, per sapere cosa dovevo pagare e cosa no. Mi interessava sapere se potevo arrivare a casa tranquillamente in macchina da dovunque provenissi, e mi hanno spiegato insomma come funziona. Cosa le hanno detto? Mi hanno detto che per arrivare a casa dove sto io posso arrivare tranquillamente senza pagare, e quello mi interessava, cioè poter arrivare a casa senza dover pagare qualcosa. Fortunatamente ho il garage, se voglio andare in centro userò la bici, perché mi sembra un po' troppo. Va bene la qualità dell'aria, però insomma. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Mi sembra un'iniziativa per gonfiare un po' le casse del comune, che hanno visto togliersi negli ultimi anni sempre più soldi e quindi da qualche parte bisogna prenderli. E niente, più che questo, più di questo non mi sembra altro. Lei è venuto a pagare il piano sosta? Ma sono venuto a sentire, perché dato che io capito sempre a Faenza, voglio vedere com'è la situazione, cosa devo fare, non lo so. Cosa ne pensa di questo piano sosta? Ma io cosa ne penso? Non lo so, io cosa ne penso? Io penso che può anche essere utile, però è una tassa in più per i cittadini, perché chi è abituato sia a venire sia per lavoro, sia chi abita qui, sia per chi viene a Faenza, non è che io non l'ho presa tanto bene, comunque. Ci saranno i pro e i contro, se il comune ha deciso così si vede che va bene così quando alla fine. Secondo lei 325 euro all'anno sono troppi per i non residenti? Ma no, penso di no, penso che non siano troppe, 325 ore praticamente un'ora al giorno in media, quindi non è troppo secondo me. Carla Gonzalez per Faenza Web TV.